Mangiare vegetariano? No, a parte mangiare un piatto rustico. Ma più rustico di questo non c'è niente. Un pochino di gota, quindi ci starebbe bene. No, perché allora non sarebbe più la ricetta. Certo. Che... Allora, guarda, questo è un tegame. Sì. Lo scopro. Mettici dentro queste erbe selvagge. Ecco, devo tritarle oppure no? No, no, io le butterei dentro così così, gli puoi dare a rompere un pochino, ecco, va bene. Così. Quindi, raccolte che erbe sono? Per questo dire? È tarassaco. Tarassaco. O pisciacane, come si chiamano. Questo? Questo è le costole di Somaro. Beh, questo te lo dimostra che è un pisciacane. Allora li conosci anche te. Va bene, buttiamo dentro con la loro acqua di lavaggio. E poi sei arrivato ai grespignoli. Questo qui. Questi sono i grespignoli. Ma sono buoni anche in insalata, no? Sono buoni anche in insalata. Hanno un sapore particolare, no? Dolciastro. Dolciastro. Butta dentro che qui il problema non esiste. Allora, per fare questo stufato, ci si deve mettere l'olio. Allora, stufato di verdure di campo. No, ma meglio chiamerai, sì, di verdure di campo. Con prevalenza di grespignoli e pisciacani. Va benissimo. Quindi senza lessare niente, fatto questo lavoro, ci si mette uno spicchio d'aglio. Guarda. Questo è proprio aglio di qui. Poi ci si mette un goccio d'aceto. Questo è aceto. Io farei basta, un pizzico di sale, l'olio. Poco, perché tu non è che... No, ma a parte quello, ma perché fra le altre cose queste piante, questo è l'olio, basta, risparmiamo. Che buono, questo è di spello, l'olio. Addirittura. Quindi sei colpa tu. Va benissimo, copro il tegame, lo metto al fuoco. Noi siamo a posto col coperchio. Col coperchio lo facciamo cuocere coperto finché l'erba non si è completamente appassita. Dopodiché questo prodotto è pronto per essere degustato. È fumante! Oh, caro Tommaso, ecco il nostro stufato di tarassaco. Che dirai, ma questa mi sembra... Un po' amara, l'ho sentita di anzi. Un po' amara, ma il bello è proprio quello, perché questo amaro è il principio attivo contenuto proprio da quest'erba. E difatti il cinare è amaro, la cinerina. Ecco, non è un carciofo, certo. Ma questo amaro è veramente un toccasana per il nostro fegato. Quest'erba, o cotta così... Meglio che lessata, sicuramente, proprio con l'acqua di lavaggio, è un piatto eccezionale per il nostro apparato epatico, vale a dire per il fegato. Ma poi, tutti lo sappiamo, si chiama il piscialetto, quindi è anche diuretico al 100%. È anche lassativo, perché c'ha le... C'ha... Anche lassativo, ma più che mai è... un protettore epatico e un diuretico eccezionale. Questo è lo stufato di tarassaco al quale abbiamo aggiunto anche qualche gamba, come si dice in gergo, di una pianta che rassomiglia moltissimo, più dolciastra, che è il grespignolo.